Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo webinar della Scuola Leonardo di oggi 4 giugno. Il cervello è più grande del cielo. Questo è il titolo del webinar di oggi, che poi è anche il titolo di un meraviglioso libro scritto dal più grande neurochirurgo italiano e sicuramente uno dei massimi chirurghi del cervello a livello internazionale, il professor Giulio Maira. Il professor Maira ha insegnato all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, al Policlinico Gemelli, e attualmente opera all'Istituto Clinico Humangas di Milano. È membro della New York Academy of Science ed è presidente della Fondazione Atena Onlus, da lui creata per favorire la ricerca e la divulgazione delle neuroscienze. È stato per lungo tempo membro del Consiglio Superiore di Sanità. La lettura di questo libro svela i segreti della mente, ma ciò che mi ha colpito è il lessico utilizzato, che rende semplice qualcosa di complesso. È la forma descrittiva di un percorso che ondeggia con le parole nei meandri del cervello. Ho avuto la sensazione di vivere un viaggio pieno di metafore, come se fossimo nella mitologia greca, ma qui i personaggi sono l'amigdala, l'arachnoide, la dura madre, la pia madre, il telencefalo, l'encefalo, i lobi, i dendriti, le sinapsi, la corteccia e poi anche il Parkinson, l'Alzheimer e così via. Insomma, professor Maira, un infinito labirinto tra miliardi di cellule, di neuroni, di sinapsi e di vallate in cui nascono momenti di felicità e di paura, di preoccupazione, di segnali sonori, visivi o tattili che riceve attraverso gli organi di senso, di emozioni. Io, professor Maira, la voglio ringraziare per la sua presenza e non dimenticherò mai la sua mail con la quale mi comunicava di accettare l'invito per oggi, generando in me una grande emozione. A lei quindi il compito di accompagnarci oggi dal vivo in questo meraviglioso mondo cerebrale. Ovviamente ringrazio tutti gli ascoltatori, tutti coloro che si sono collegati per questo webinar, ricordandovi che potete fare domande al professor Maira scrivendo sulla chat. Professore, buongiorno, buon pomeriggio e benvenuto. Grazie di cuore per aver accettato il nostro invito. Noto che anche i chirurghi ogni tanto si fanno toccare, vero? Grazie, la ringrazio per l'invito, mi dispiace delle mie... No, va benissimo, la troviamo delle mie ferite in grande forma. Bene. Ogni tanto bisogna fare delle cose che non si vogliono fare, ma sono necessarie. La chirurgia è bella perché aiuta. Perché aiuta, bravo. Un breve disagio poi aiuta, rimuove il problema. E quindi... Professore, veramente di nuovo grazie per aver accettato questo invito. Per noi è un'occasione quasi magica, direi. Lei è un personaggio favoloso. Quello che ho detto prima è proprio quello che ho provato e che ho sentito leggendo il suo meraviglioso libro. Bene, io le lascio la parola, lei ha tutto il tempo che vuole a disposizione, poi se è d'accordo, così come già ho accennato, magari cercheremo di dare qualche risposta a delle curiosità che sicuramente verranno. Sicuramente, mi farà piacere rispondere a delle domande. Io sono io che la ringrazio molto, sono veramente... onorato e un piacere, io ho fatto il professore universitario per tutta la vita, continuo a farlo, quindi insegnare, trasmettere qualche cosa che si conosce, penso che sia un dovere che abbiamo verso gli altri. E nel libro io ho cercato di far proprio questo, e io ho fatto e faccio il chirurgo da tanti anni. È una professione che ritengo straordinaria, bellissima, e ho avuto la fortuna di amare questo lavoro. E come diceva Primo Levi, l'amare il proprio lavoro è la migliore approssimazione alla felicità che possono avere in questa terra. La neurochirurgia porta a contatto con la gente, ma soprattutto porta a contatto con qualcosa di straordinario e di speciale che è la sofferenza degli altri, attiva la nostra empatia. Io ho fatto un viaggio da Madre Teresa di Calcutta tanti anni fa e ne parlo nel primo libro che ho scritto che si chiama Ti regalo le stelle. Questo viaggio mi ha insegnato tante cose, tornando a Roma, che in realtà Calcutta è nella casa di ognuno di noi. Chi soffre, chi ha un problema grave, chi soffre, chi ha un familiare affetto da una grave malattia, ha una sua Calcutta. E il dovere del medico, il bello del nostro lavoro è quello che ci porta a contatto con la gente che soffre, come ho visto, e che ci permette di aiutarla, come ho visto le storie di Calcutta, aiutare tanta povera gente per le strade dell'India. C'è una bellissima parabola indiana che dice: se hai due pani, uno dallo ai poveri, l'altro vendilo e compra dei giacinti per nutrire la tua anima. In realtà questo lavoro è proprio questo, un rapporto costante in cui si dà e si riceve. Si dà al malato, ma dando al malato si riceve qualcosa che arricchisce ognuno di noi. È proprio la mia passione per scrivere
questi libri, che non sono libri scientifici, ma sono libri che parlano di scienza, nasce proprio da questo, dal desiderio di ricordare, di fissare sulla carta le storie, le avventure e tutto quello che ho imparato in questi tanti anni di neurochirurgia. E da qui è nato il primo libro. E il primo libro mi ha fatto riflettere sulla neurochirurgia, sulla bellezza di questo esplorare un mondo che è ancora avvolto dal mistero e sulla la riflessione del fatto che il neurochirurgo ha il privilegio di indagare questo mistero e di coglierne la bellezza. Nella neurochirurgia c'è la bellezza della scoperta, la bellezza della tecnica chirurgica estrema, la bellezza di un mondo completamente nuovo, ma soprattutto la bellezza di questo organo straordinario, il più complicato e il più complesso dell'universo conosciuto, che è il nostro cervello. E proprio preso dalla meraviglia del cervello, mentre opero, quando sto per sfiorare la corteccia cerebrale di un paziente, mi pongo un problema: ma quali pensieri sto toccando? E se devo andare in profondità a rimuovere una piccola parte del cervello, mi dico: ma quali emozioni, quali sentimenti, quali ricordi che questo paziente ha accumulato nel corso della vita, io gli sto togliendo e lui non se ne renderà conto, perché non saprà mai di averli persi, non saprà neanche mai di averli avuti, questi ricordi. Allora, tutto questo mi ha portato a considerare quanto straordinario sia fare il neurochirurgo, ma soprattutto quanto straordinario sia il cervello. E allora ho cercato di scrivere questo libro per raccontare questo meraviglioso funzionamento di quest'organo, l'organo più straordinario e più complicato dell'intero universo. Ma ho cercato di scriverlo non come ho scritto tanti altri libri, tante altre pubblicazioni scientifiche, cioè in modo scientifico, per addetti ai lavori, per persone che conoscono la neurologia e le neuroscienze, ma soprattutto per chi ha semplicemente l'amore per conoscere la scienza, chi ha la curiosità e l'interesse verso la scienza. E allora ho cercato di scriverlo in modo molto leggero e spero di esserci riuscito, come se fosse una favola, come se fosse un racconto, il racconto della nostra mente. E siccome in realtà tutto quello che facciamo noi è opera della nostra mente, in realtà in questo libro c'è la storia di ognuno di noi, il racconto della mente di ognuno di noi. I protagonisti di questo libro siamo noi quando sogniamo, quando pensiamo, quando immaginiamo, quando sviluppiamo la nostra creatività. Siamo noi se siamo uomini o siamo donne, perché abbiamo dei cervelli diversi. Siamo noi quando abbiamo la consapevolezza, la coscienza e l'autocoscienza di fare qualcosa di straordinario. E tutto nasce dal nostro cervello. In questo libro, per chi lo ha letto, per chi lo leggerà, e forse sarà si meraviglierà di questo, ci sono molte citazioni letterarie. E potrebbero sembrare eccessive, ma in realtà le ho messe per un motivo. Intanto perché la citazione letteraria rende più facile, più piacevole a leggere un testo che comunque, per quanto si cerchi di leggere, di scriverlo in modo leggero, parla di cose importanti, di cose scientifiche. Ma soprattutto perché nello scrivere questo libro, nel riflettere sul cervello, mi sono accorto che i nostri classici, gli scrittori del passato, hanno avuto delle intuizioni scientifiche su aspetti della mente che la scienza ha avuto molto in ritardo. Quindi citare un autore su un qualcosa che ha attinenza con la mente significa anche riconoscere la capacità che hanno avuto di andare nella profondità della psiche, forse molto prima, con maggior acume, di quanto non abbia fatto poi tardi successivamente la scienza. La prima citazione è già nel titolo: il cervello è più grande del cielo, è preso da una bellissima poesia di Emily Dickinson, questa straordinaria poetessa americana. E l'abbiamo utilizzato, l'abbiamo scelto con l'editore per tanti motivi. Primo, perché nel nostro cervello ci sono tante cellule quante sono le stelle della Via Lattea, quasi 100 miliardi di cellule, quasi 100 miliardi di neuroni. Secondo, perché in realtà con la nostra fantasia, con la nostra capacità di immaginazione, noi possiamo racchiudere dentro la nostra testa tutte le stelle del firmamento, tutti i mondi conosciuti, eppure avere ancora spazio per pensare a qualcos'altro. Terzo, perché essendo io un medico e lavorando con pazienti che hanno delle patologie estremamente complesse, il riferimento al cielo stellato, il riferimento all'universo, al firmamento, è comunque il riferimento a qualcosa che ci dà una speranza positiva per il futuro. E il primo libro, che era più dedicato ai pazienti di quanto non fosse questo, parlava proprio di questo. Ti regalo le stelle, il titolo, per dire che noi medici, se siamo bravi, se riusciamo a fare qualcosa, la cosa più bella che possiamo fare è dare al paziente la possibilità di rivedere ancora una volta la meraviglia di un cielo stellato. Nel parlare di questo libro io seguirò un po' di appunti, perché il libro spazia su tutti gli argomenti che possono riguardare
chi ha interesse per le neuroscienze, chi ha interesse per il funzionamento del cervello, e non posso parlare di tutto, ovviamente. Intanto parlo, vorrei farvi capire com'è il nostro cervello. Ecco, quello che faccio io di solito quando parlo con dei ragazzi dei licei o delle scuole dove mi invitano a parlare di questo libro, dico: beh, chiudete gli occhi, immaginate di vedere uno straordinario cielo stellato, milioni di cellule, miliardi di cellule. Immaginate adesso di connetterle tutte fra di loro, l'una con le altre, di prenderle e metterle dentro la vostra testa. Ecco, quello che avete fatto è creare il sistema nervoso che è dentro il vostro cranio. 86 miliardi di neuroni, tutti interconnesse fra di loro, con delle fibre di connessione che, se le mettiamo una dopo l'altra, fanno una lunghezza di 160.000 chilometri, che vuol dire più di un terzo della distanza della Terra dalla Luna, 4 volte la circonferenza della Terra all'equatore. Si calcola che le nostre sinapsi siano capaci di eseguire circa 38 miliardi di operazioni al secondo. Sono delle cose straordinarie. Tutto questo con un consumo di 15 watt ora, quanto una vecchia lampadina incandescenza. È ovvio che oggi abbiamo dei computer che si riescono a fare più di 700 miliardi di operazioni al secondo, quindi ci battono nella velocità enormemente. Ma, e di questo potremo parlare dopo, il nostro cervello ancora contiene e mantiene delle prerogative che nessun computer fino ad ora è stato in grado di realizzare. La prima di queste prerogative si chiama plasticità. Plasticità è la capacità del nostro cervello di cambiare la sua struttura, quindi proprio la sua struttura anatomica vera e propria, e la sua funzione in risposta a stimoli esterni. Se ci pensate, noi dopo una vita intrauterina nella pancia della mamma di 9 mesi, nasciamo, abbiamo un cervello molto primitivo, ma è un cervello già formato dal punto di vista della programmazione dei nostri geni. È un cervello che deve imparare tutto e imparerà tutto nel corso di tutta la vita. Ma come fa il cervello a imparare tutto? Impara perché ogni apprendimento, ogni esperienza significa aggiungere un piccolo frammento nelle connessioni del nostro cervello, aggiungere una piccola parte all'anatomia del nostro cervello. E questo lentamente nel corso del tempo contribuirà a creare il cervello adulto, il cervello che appunto si dice maturo a 20 anni, 21 anni. Quando diciamo un ragazzo maturo a 20 anni, è perché effettivamente il cervello matura a 20 anni. Ma c'è una ragione per tutto questo. Quando noi nasciamo, ovviamente nasciamo attraverso il canale del parto, quindi deve passare un piccolo cervello, una piccola testa, altrimenti non potrebbe nascere. Ma questo piccolo cervello contiene poche conoscenze ancora. La bellezza del nostro cervello è quello che cresce progressivamente nel passare degli anni, acquista conoscenze, matura, si ingrandisce e costituisce il cervello definitivo. Ma questo cervello non ferma la sua capacità di imparare, di apprendere, di modificarsi con la maturità, con i 20 anni o con i 22 anni, ma continua a farlo, anche se in forma più lieve, per tutta la vita. Questa è la plasticità, la capacità che abbiamo noi di implementare costantemente la nostra cultura fino agli ultimi attimi della nostra vita. Quindi attivare il cervello, mantenerlo attivo, significa poter apprendere, poter mantenerlo giovane anche quando è arrivato il momento della senescenza, quando inevitabilmente con il passare degli anni molte cellule muoiono e molte cellule si deteriorano. Fra le varie cellule di cui parlo e che costituiscono il nostro cervello, abbiamo una quantità enorme, ognuna con funzioni diverse, ognuna con capacità di funzionamento diverso. Ecco, immaginate, per avere l'idea del cervello, uno straordinario giardino in cui ci sono tanti fiori, ognuno con un colore diverso, ognuno con un profumo diverso, ognuno con un momento di fioritura diverso, ma tutti insieme contribuiscono all'armonia di questo giardino, nel quale noi vediamo la bellezza armonica del tutto, non la bellezza del singolo fiore. Ecco, il singolo fiore sono le singole cellule. Alcune hanno un'attività motoria, ci permettono di muoversi, come sto facendo io mentre vi parlo, e hanno una morfologia e una funzione specifica. Dei neurotrasmettitori, cioè la capacità di attivare altre cellule attraverso sostanze chimiche, abbastanza specifica. Poi ci sono le cellule della sensibilità, le cellule della memoria, le cellule della fantasia, le cellule della creatività. Immaginate la complessità, ma allo stesso tempo la straordinarietà dell'armonia del nostro cervello, che quando si forma dall'embrione al bambino lentamente, lentamente costruisce le cellule, le mette al posto giusto, le mette alla giusta funzione. Tra queste cellule, alcune straordinarie sono le cellule che ci permettono di avere un'attività di specchiarci un po', sono i neuroni specchio. I neuroni specchio sono delle cellule speciali, mi fa piacere parlarne subito, perché sono state scoperte da un ricercatore italiano che si chiama Rizzolatti, un ricercatore, un neuroscienziato che sta a Parma, il quale ha capito che
Quando noi vediamo qualcuno che fa un movimento, non abbiamo semplicemente una riproduzione dell'immagine di questa persona che fa il movimento, ma cerchiamo di emulare il suo movimento, cioè attiviamo nel nostro cervello esattamente le stesse cellule, le stesse reti neurali che lui sta utilizzando per fare, per eseguire quel movimento. È stata una ricerca che è stata fatta in laboratorio con delle scimmie, le quali avevano degli elettrodi nelle aree del movimento. E quindi si attivavano questi elettrodi quando la scimmia faceva un movimento. Ma un giorno si resero conto che queste cellule si attivavano quando la scimmia vedeva qualcuno che si muoveva. E si vede che la cellula non faceva assolutamente nessun movimento, ma in pratica programmava e simulava lo stesso movimento che aveva la persona che stava guardando. Questo è molto importante dal punto di vista scientifico, ma diventa estremamente importante dal punto di vista umano se consideriamo che questo meccanismo specchio lo abbiamo non solamente per l'attività motoria, ma anche per l'attività emozionale. Se io vedo una persona che si emoziona, che piange o che ride, che è felice o che è triste, automaticamente partecipo alla sua gioia o partecipo al suo dolore, perché attivo nel mio cervello le stesse cellule, le stesse reti neurali che lui sta attivando per piangere o per ridere. E questo ci spiega perché se andiamo a vedere un film che abbiamo già visto tante volte e di cui conosciamo la fine, ci emozioniamo tutti ogni volta che lo vediamo come se fosse la prima volta, perché attiviamo questo meccanismo specchio. Questo ci dice soprattutto perché noi proviamo empatia per l'altro, ci emozioniamo, ci attiviamo. Se io da medico vedo un paziente che soffre, o se una persona vede un parente o un familiare che ride, che è triste, che gli racconta qualcosa che veramente che rappresenta per lui un dolore. Cioè, noi abbiamo l'empatia, questa capacità di immedesimarci, di partecipare al dolore dell'altro. Questo è un altro elemento fondamentale del nostro cervello. Secondo alcuni, la scoperta dei neuroni specchio ha significato un passo molto avanti nell'evoluzione della nostra specie. Cioè, nel momento in cui il nostro cervello ha sviluppato i neuroni specchio, l'individuo, l'uomo che stava a diventare sapiens, è stato in grado di apprendere per emulazione. Cioè, fino a quel momento, qualunque cosa avesse fatto una persona, nessun altro l'avrebbe potuto emulare. Non si sarebbe tramandata. L'apprendimento per emulazione è il primo apprendimento che ci permette di tramandare le scoperte che le singole persone possono fare. E da allora si cominciò a costruire delle cose molto semplici, a creare degli utensili che servivano poi per il lavoro nei campi o per una difesa, a immaginare un linguaggio, perché anche il linguaggio poi viene trasmesso per emulazione. Il bambino quando nasce guarda il padre e la madre e cerca di capire i movimenti della bocca e di emulare la modalità con cui trasmette quel suono. Tutto avviene per emulazione e i neuroni specchio sono alla base importante di questa emulazione. Un'altra cosa molto importante del cervello, scusate, io vado un pochino saltando da un argomento all'altro, poi possiamo approfondire i singoli argomenti, se volete, con una discussione, con delle domande. Un altro aspetto caratteristico del nostro cervello è quello che si chiama il default mode network. Cioè, noi pensiamo che a un certo punto la mente in alcuni momenti lavora, in altri momenti non lavora. In realtà, quando noi siamo fermi, praticamente svogliati, senza applicarci nulla di particolare, quando siamo in un dormiveglia o quando semplicemente riflettiamo e ci stiamo riposando, ci stiamo rilassando, il cervello non si ferma. Continua ad avere un'attività che praticamente dal punto di vista metabolico è quasi simile all'attività che ha quando noi stiamo facendo un lavoro. E in questi momenti, in questi attimi in cui sogniamo con la mente, avviene qualcosa di straordinario. Si attiva la nostra creatività. Noi possiamo realizzare dei progetti in due modi, o con la logica, cioè mettendo un fatto dietro l'altro, quindi con una deduzione dietro l'altra e una interpretazione di un fatto dietro l'altro. O possiamo fare in un altro modo, cioè mettendo fra di loro, intersecando fra di loro disordinatamente tante idee diverse. Ma perché le idee diverse si intersechino fra di loro e da questi scatti la scintilla del momento di genialità, del momento di creatività, bisogna che la mente non funzioni logicamente per deduzione o per induzione un fatto dopo l'altro. Bisogna che la mente sia scevra da un'applicazione speciale. Cioè, mi piace fare delle analogie che abbiano un po' a che fare con qualcosa che vada al di fuori del cervello. Io nel mio libro immagino questo momento di creatività come un gabbiano, il quale deve arrivare nel punto più alto che gli è consentito e quindi attiva le ali, le muove, ne è impegnato in un lavoro specifico. È come quando noi vogliamo risolvere un problema e ci attiviamo in quel problema. Poi, improvvisamente, apre le ali, è arrivato nel punto più alto e lentamente scende verso il basso, senza essere occupato in più in niente.
lasciandosi portare dal vento, ecco. E in quel momento l'uomo, se fosse un gabbiano, libererebbe le sue idee, darebbe corso ad una libera movimento di immagini, di idee che ha raccolto nel corso della vita, idee che intersecandosi fra di loro permettono di trovare soluzioni a problemi che prima con la sola deduzione non potevano essere trovati. Diceva Einstein, la logica ti può portare dal punto A al punto B, ma l'immaginazione e la creatività ti può portare ovunque. Dovremmo in qualche modo spingere di più verso la nostra creatività piuttosto che verso la logica e verso la deduzione. Questo potrebbe essere un modo di cambiare il modo di insegnare ai bambini. I bambini, si è visto in alcuni studi scientifici molto seri, hanno 50 volte più creatività dell'adulto, ma progressivamente la perdono col passare del tempo. Eppure la creatività, ci dicono gli esperti, è tra le caratteristiche che più sono importanti per il successo dell'individuo. Ma allora perché noi freniamo la creatività? Probabilmente sono le regole, le convenzioni, il modo di insegnare che punta tutto sul cosiddetto il quoziente intellettivo, che è solamente la valutazione nella capacità logica, non nella capacità di fantasia e di immaginazione. Dovremmo forse puntare più sulla poesia, sulla fantasia, sull'immaginazione. Un altro elemento importante del nostro cervello, ed è fondamentale perché ci permette di capire meccanismi che sono alla base del funzionamento del cervello, che è successo nel corso dei millenni che sono passati prima di arrivare all'Homo sapiens. Una delle cose più sconvolgenti è che noi dell'attività che svolge il nostro cervello ne abbiamo una consapevolezza molto, ma molto limitata. Si calcola che ben il 95% delle attività cerebrali quotidiane si svolga nell'inconscio. Dei quasi 100 milioni di neuroni, dei 100.000 miliardi di connessioni, la coscienza ne controlla solamente il 5%. Questa è una cosa incredibile. E qui voglio fare un'altra citazione. All'inizio del Mercante di Venezia, Shakespeare fa dire ad Antonio, il primo personaggio che entra in scena, la prima frase che dice è: non so perché sono così triste. Ecco, questo è un elemento straordinario dal punto di vista del funzionamento del cervello. Lui non sa perché è così triste, ma il 95% dei suoi neuroni che stanno lavorando e di cui lui non è consapevole sanno perché è così triste, perché fanno un'attività, mettono assieme un'attività che è legata alle sue esperienze recenti che lo fanno essere triste. E perché il cervello utilizza solo il 5% di attività che arriva alla consapevolezza? Questa è la differenza tra coscienza e mente. La mente è l'insieme delle attività del nostro cervello. La coscienza è la consapevolezza dell'attività del nostro cervello. Se noi siamo consapevoli di qualcosa, allora siamo coscienti. Ma perché questo succede? Perché una delle regole che ha il nostro cervello è quella del risparmio di energia. Il cervello usa il 20% dell'energia di tutto l'organismo, ma è poca quell'energia. Non è un computer che può prendere corrente elettrica e energia dappertutto. Il cervello deve prendere l'energia che viene utilizzata dal suo metabolismo, dalla sua attività di tutto il corpo, che attraverso deve utilizzare quelle sostanze che attraverso il sangue arrivano alle sue cellule cerebrali. Ma queste gli danno un'autonomia molto limitata. Che cos'è che consuma energia nel cervello? È l'attività cosciente. Tutte le volte che io mi fermo e mi applico alla soluzione di un problema, io produco molta energia. Quindi se tutto fosse cosciente, il cervello non avrebbe abbastanza energia per svolgere tutte le sue attività. E l'intelligenza della natura e dell'evoluzione è stata quella di far sì che una volta apprese, tante funzioni, tante attività vengono svolte inconsciamente. Ma non inconsciamente perché vengono svolte al di fuori dell'esperienza dell'individuo, ma perché tante esperienze possono diventare inconsce basandosi sempre su un apprendimento che l'individuo stesso ha avuto. Quindi è un'attività inconscia ma che si basa sull'attività cosciente che c'è stata in quel cervello. Per esempio, per fare un esempio, una delle attività inconsce più banali, più semplici, è la memoria procedurale. Cioè, se io devo imparare ad andare in bicicletta, devo impegnarmi, devo cercare di capire come mantenere l'equilibrio, come pedalare, come funziona il freno, come funzionano i cambi. Ecco, tutto questo richiede energia. Dopo che ho speso una buona parte di energia per far questo, quell'attività rientra nelle memorie procedurali, cioè nelle procedure che ho incanalato e che svolgo automaticamente, così quando siamo in macchina. Se io andando dall'ospedale a casa dovessi occuparmi solamente di pensare quello che succede, devo girare a destra, adesso devo premere il freno, devo cambiare marcia, consumerei un'energia enorme e soprattutto
non avrei il cervello disponibile per pensare ad altre cose. Il cervello è complicatissimo, abbiamo detto miliardi di, milioni di miliardi di cellule, ma può fare una cosa alla volta bene, al massimo ne fa due bene alla volta, ma tre cose alla volta non le so fare. Quindi se è impegnato in un'attività non può farne un'altra. Eppure se mi suona il telefono, mi chiamano dall'ospedale e devo rispondere o risolvere un problema che in quel momento mi viene posto, io vado avanti con la guida, non mi rendo neanche conto che sono arrivato a casa perché l'ho fatto automaticamente, ma allo stesso tempo il mio cervello è stato libero per poter pensare a delle cose più importanti, a risolvere magari il problema di un malato che in quel momento stava male. E questo è un lusso importante che il cervello non può permetterci, lo spreco di energia. Da questo deriva un'altra osservazione, il modo di pensare, il modo di esprimere il nostro pensiero. Immaginate che un neurologo, Daniel Kahneman, ha avuto il premio Nobel per l'economia parlando proprio del meccanismo di funzionamento del cervello. Quindi vedete, neurologia, economia, cervello, come alla fine tutto si lega assieme, come in realtà i meccanismi alla base del nostro cervello servono a spiegare tante cose. Ed è per questo che chi si occupa di intelligenza artificiale, che i più grossi esperti di cervello oggi, probabilmente sono quelli che sono le persone che si occupano di fisica, perché nel cervello cercano i meccanismi per poter interpretare o per poter realizzare qualcosa di complesso, così come è complesso il nostro cervello. Torniamo a Daniel Kahneman. Lui ha capito che il cervello funziona in due modi. Può funzionare con un pensiero rapido, intuitivo, o con un pensiero lento. Pensiero lento, razionale, è quello che richiede energia e ancora una volta viene utilizzato con molta parsimonia. Il pensiero rapido è quello che utilizziamo più rapidamente, più frequentemente, la maggior parte delle volte che dobbiamo risolvere un problema. E oramai le informazioni che ci arrivano attraverso il web, attraverso internet, attraverso i vari mezzi di comunicazione che abbiamo sono tantissime. La necessità che abbiamo di vedere se una cosa è giusta o sbagliata ci si pone sempre con maggiore frequenza di quanto non avvenisse prima. Non possiamo ancora una volta, sia per problemi di tempo che problemi di risparmio di energia, applicarci per ogni singolo problema. E allora abbiamo il pensiero intuitivo, che non è un pensiero stupido, ma un pensiero che non si basa più sulla analisi attuale e momentanea del problema, ma si basa sull'analisi del problema utilizzando esperienze simili che ci sono state nel nostro passato, che il cervello ha incamerato e che tira fuori quando c'è un problema simile da risolvere. Allora, il problema, la cosa importante da sapere è che il problema intuitivo, il problema rapido, qualche volta può sbagliare, anche se la maggior parte delle volte dà delle risposte esatte. Allora, se noi ci rifacciamo al problema del coronavirus, a questa purtroppo tristissima esperienza che tutti abbiamo vissuto, sicuramente nell'azione, nell'attività di ognuno di noi, sia a livello individuale che a livello politico, c'è stata una prima fase di pensiero rapido. Cioè c'era la necessità di trovare soluzioni per qualcosa che non si conosceva. E quindi era necessario trovare delle soluzioni non basate veramente sul risultato di un'analisi di conoscenze, ma ma basate sull'intuizione del fatto che una certa manovra, un certo provvedimento potesse servire. Poi lentamente, man mano che si è passati alla conoscenza reale di come della vitalità del virus, del modo di infettare del virus, i medici, i politici hanno cominciato a utilizzare il pensiero ragionato, cioè il pensiero lento, cioè affrontare le cose sulla base di conoscenze assodate e sulla base di quelle conoscenze trovare delle soluzioni. Quindi vedete che il cervello è pronto per ogni evenienza, è un cervello per tutte le stagioni, trova delle soluzioni. Perché? Perché ci ha messo milioni di anni per arrivare ad essere quello che è adesso. E in questi milioni di anni cosa ha fatto? Ha selezionato tutto quello che di più utile, di più importante può esserci per la soluzione dei problemi, ma soprattutto per la propria sopravvivenza, perché il cervello deve pensare alla propria sopravvivenza. Vediamo di trovare adesso un argomento qualcos'altro. Ecco, per esempio, può essere il sonno e i sogni. È un aspetto di estrema importanza, ma è di estrema importanza per vari motivi, perché come tante cose che avvengono nel nostro cervello, anche il sonno, con i sogni che l'accompagnano, è tra gli aspetti più misteriosi, più emozionanti e meno conosciuti delle neuroscienze. Per capire l'importanza del sonno e dei sogni, dobbiamo pensare che un terzo della nostra vita lo passiamo dormendo e che in una vita media almeno 6 anni li passiamo sognando. Allora ci deve essere una importanza straordinaria in quello che succede quando sogniamo e quando dormiamo, perché questo avvenga. E questo avveniva anche quando i nostri antenati erano nelle savane e avevano il problema degli animali che potevano aggredirli durante il sonno, ma non potevano non dormire.
se prendiamo un animale sperimentale, non lo facciamo dormire per 2 o 3 giorni, probabilmente muore molto prima che se lo priviamo del cibo. Quindi il sonno e i sogni sono fondamentali per la nostra vita. Ma che succede quando dormiamo? Succedono tante cose. Intanto le più semplici, le più meccaniche, possiamo dire, sono il fatto che durante il sonno il cervello fa le pulizie. Noi produciamo dei metaboliti, noi ogni volta che pensiamo, che attiviamo il cervello, produciamo dei prodotti del metabolismo, dell'attività metabolica che c'è, dei prodotti di scarto. Prodotti di scarto che debbono essere eliminati, perché se non si eliminano danneggiano le cellule. Attiviamo il nostro sistema immunitario, liberiamo delle sostanze ormonali che sono importanti per la nostra sopravvivenza, e già questo basterebbe. Ma nel cervello noi facciamo una cosa straordinaria, per quanto tornando nuovamente al pensiero e alla mente. Cioè nei sogni noi vaghiamo sulle esperienze del giorno trascorso. Noi durante il giorno incontriamo tante persone, facciamo tante cose, apprendiamo tante cose, abbiamo tante informazioni che ci arrivano. Non possiamo catalogarle tutte nel nostro cervello, perché il cervello non è come un computer che possiamo implementare un pezzo dopo l'altro e collegarli fra di loro perché lavorino insieme. Il cervello ha tantissimi neuroni, ma sono quelli, e devo dire che forse non bastano per l'attività di un individuo. Quindi quei neuroni devono essere utilizzati bene. Allora, durante la notte, noi con i nostri sogni, con questa vita straordinaria ma anche inusuale, che non sarebbe inaccettabile durante il giorno, in cui vaghiamo con la nostra mente e non abbiamo, come dire, un passaggio logico del racconto. È un racconto, il sonno, che non ha limiti, non ha limiti di tempo, di spazio, ma può vagare direttamente da Roma a Parigi, a New York, o dalla notte al giorno, dall'estate all'inverno, in un attimo dopo l'altro, senza capire qual è la ragione perché questo avvenga. Ma nel fare questo il cervello fa una cosa molto importante, mette in confronto, cioè integra e confronta le esperienze di oggi con le esperienze del passato. Aggiorna, come dire, aggiorna i nostri file. Se oggi vedo una persona che non vedo da 20 anni, ho difficoltà a vederla, a riconoscerla, perché la mia mente ne aveva fatto un'immagine diversa da quella della mente reale. Ma dal giorno dopo, quando io penserò a quella persona, non la penserò più come era prima, ma la penso come l'ho vista l'ultima volta che l'ho incontrata. E questo perché il nostro cervello ha aggiornato la sua memoria, ha aggiornato il suo ricordo, ha confrontato varie esperienze e le ha messe assieme. Tutto questo avviene sia per cose semplici come il riconoscimento di una persona, sia per cose molto importanti, emozioni, fatti che ci hanno colpito durante la giornata e che dobbiamo integrare nelle nostre memorie. Dobbiamo prima decidere se sono importanti, tanto da occupare spazio nel nostro cervello, e questo avviene mentre sogniamo. Secondo, integrarle con esperienze simili per far sì che dall'insieme venga fuori un qualcosa di organico che costituisce la nostra conoscenza. Quello che succede durante il sogno è organizzare la nostra conoscenza, le nostre esperienze, quello che utilizzeremo il giorno dopo nella nostra vita. Quindi il cervello in qualche modo ci prepara la vita, ci aiuta nell'andare avanti nella nostra vita. Dei sogni noi ricordiamo poco. Ricordiamo i sogni se qualche volta ci capita di svegliarci mentre stiamo sognando, allora li ricordiamo. Oppure ricordiamo i sogni se qualche volta la mattina ci capita di svegliarci, ma le nostre aree cerebrali cominciano a svegliarsi, ma noi non siamo completamente svegli. Allora in questa specie di dormiveglia ci si affacciano alla mente delle immagini, delle storie, che non sono storie vere, ma sono le storie dei nostri sogni. Magari se sono piacevoli noi cerchiamo di non svegliarci per portarle avanti più a lungo. Ed è in questi momenti, quando il cervello sa per svegliarsi, ma non è ancora impegnato in un'attività specifica, che può venire il lampo della creatività. Sono tantissime le persone, scienziati, musicisti, poeti, pittori, gente di scienza, i quali hanno avuto la fulminazione al mattino prima di svegliarsi completamente. Proprio quando, come dicevo prima, parlando della creatività, c'è questa libera associazione di idee, questo libero movimento di idee con un cervello che non è impegnato in un'attività specifica. Perché i sogni non li ricordiamo? Tutto sommato non li ricordiamo perché non sono importanti. Come ho detto, nei sogni, i sogni hanno una finalità specifica, quello di aiutarci nella nostra vita, di programmare meglio il nostro cervello per la vita. I sogni sono un po', per chi ha esperienza di teatro, di spettacolo, qualche volta è andato su un palcoscenico prima che si aprisse lo spettacolo, cioè che si aprisse il sipario, cioè nel backstage.
Ci sono tante cose che succedono, ci sono gli elettricisti che hanno posto le luci, ci sono i costumisti che aggiustano i vestiti, il regista che dà le ultime istruzioni, è interessantissimo, ma non è quella la vita. La vita comincia quando si apre il palcoscenico, si apre il sipario, e tutto quello che è successo prima del backstage è interessante, può essere piacevole da vedere, ma è tutto funzionale alla vita vera. Allora, la nostra vita è la vita vera, quello che succede nel backstage è tutto quello che serve per prepararci alla nostra vita vera. E per questo i sogni non li sogniamo, non li ricordiamo. Però c'era qualcuno che faceva in modo di ricordarli. Si racconta di un famoso barone francese, il quale diceva al suo cameriere al mattino presto di entrare piano nella sua stanza e mettere sul cuscino del suo letto il profumo di una delle sue amanti, in modo da poter svegliarsi con il sogno che lo portava alla storia d'amore di questa sua amante. E questa è una base scientifica molto importante, perché tutto nel nostro cervello si spegne quando dormiamo, ma tra i sensi che rimangono più attivi c'è l'olfatto. E quindi il profumo ci può portare durante il sogno a ricordare delle cose e a sognare, a indirizzare i nostri sogni verso determinate vie. Ecco, forse l'ultimo argomento di cui potrei parlare è il cervello delle donne, la differenza tra il cervello delle donne e il cervello dell'uomo. Poi ci sono tante altre cose di cui la memoria, la coscienza, di cui possiamo parlare eventualmente approfondendo questo discorso. Uomini e donne sono identici o sono diversi? Uomini e donna si diventa nel corso della vita o si nasce uomini e donna? La scienza ci dice che si nasce uomini e donna, nel senso che uomini e donna sono non identici ma complementari e sono soprattutto compiuti proprio nella reciprocità. Il cervello dell'uomo e il cervello della donna sono diversi, ma è la reciprocità che le rende importante questa diversità. È un po' come è fatto il nostro cervello, poi nella vita, nella realtà, il cervello è sempre l'immagine di riferimento. Noi abbiamo due emisferi, abbiamo l'emisfero di destra e l'emisfero di sinistra. Abbiamo un polmone di destra e un polmone di sinistra, ma nessuno avrebbe mai in mente di dire che il polmone di destra respira diversamente dal polmone di sinistra. Il cervello di destra funziona in modo completamente diverso dal cervello di sinistra. È il cervello della fantasia, è il cervello della poesia, dell'immaginazione, della creatività. Il cervello di sinistra è il cervello cartesiano, quello della logica, quello del ragionamento, come dicevo prima, conseguenziale. Ma i due cervelli non possono vivere autonomamente. Hanno bisogno di interscambi fra di loro. Esistono delle fibre di connessione, delle strutture di connessione. Al centro di questi due lobi cerebrali c'è una struttura di collegamento che si chiama corpo calloso, fatta da milioni e milioni di fibre che costantemente manda impulsi da una parte all'altra perché i due cervelli possono funzionare in modo organico. E i due cervelli non si amano molto. C'è il cervello dominante, che è il cervello razionale, e c'è il cervello della fantasia, che in qualche modo viene represso, tenuto a bada dal cervello razionale. Qual è la differenza del cervello tra l'uomo e la donna? Di questi due cervelli così diversi ma molto complementari. Intanto sono diversi dal punto di vista genetico. Uomo e donna hanno in comune il 99% dei geni. Sembra tantissimo. Però immaginiamo che la maggior parte dei geni hanno espressione nel cervello. Quindi un 1% di differenza può determinare differenze significative a livello del funzionamento cerebrale. Immaginate il cervello di uno scimpanzé e quello di Albert Einstein o Rita Levi-Montalcini, premi Nobel. La differenza, 1,2% di geni. Quindi, come vedete, un 1% di geni tra uomo e donna può determinare significative differenze. In realtà, gli studi, la possibilità che abbiamo di fare studi anatomici, funzionali, nei cervelli dell'uomo e della donna, ci permettono di cogliere queste differenze. Vi sono due aspetti fondamentali di cui voglio parlare. Tre aspetti fondamentali. Il primo è la connettività. Cervello di destra e cervello di sinistra connessi. Nelle donne sono molto più connessi che nell'uomo. Quindi questo permette alle donne di utilizzare il cervello in modo più olistico di quanto non faccia l'uomo, che attiva segnatamente più l'emisfero destro o più l'emisfero sinistro. E quindi ha una capacità di ragionamento logico superiore alla donna, ma la donna, utilizzando il cervello nel suo insieme, ha una maggiore capacità di intuito, maggiore capacità di leggere le emozioni o il significato nei volti delle persone. Io qualche volta sono sconvolto, mia moglie mi dice: ma stai attento da quella persona, dico: ma come, era talmente carina, ma non hai capito niente. E poi a distanza devo dar ragione a mia moglie. Il suo cervello è riuscito a cogliere qualcosa che non andava nell'espressione del viso di quella persona. Uomini e donne sono diverse anche per quanto riguarda il numero dei neuroni, il numero delle cellule cerebrali. Gli uomini hanno più neuroni delle donne, le donne hanno più connessione.
vincono le connessioni o vincono i neuroni, è difficile a dirsi. Però le donne hanno più neuroni in un'area particolare, che è per esempio l'area del linguaggio. Le donne hanno una maggiore capacità verbale, hanno maggiore emotività e quindi tendono ad esprimere maggiormente i loro sentimenti di quanto fa l'uomo e quindi parlano molto di più. Questo ha una spiegazione nella nostra evoluzione. Tornando sempre ai nostri antenati nelle savane, l'uomo doveva essere chiuso e se c'era un pericolo scappare e combattere e uccidere, difendere o cacciare per procurare il cibo. Le donne dovevano parlare con le altre donne del clan, entrare in simpatia, in sintonia, proteggere i bambini con la parola, utilizzare la parola per creare armonia e per dare sicurezza. Quindi da ciò la differenza tra la struttura cerebrale dell'uomo e la struttura cerebrale della donna. Questa maggiore emotività della donna si esprime anche di fronte a delle reazioni. Le emozioni, ecco, le emozioni è un altro aspetto straordinario del cervello. Le emozioni non sono i sentimenti, banalmente come li immaginiamo. Le emozioni sono come dei meccanismi che ci danno sicurezza, che ci aiutano nel preservare la nostra vita. L'emozione è quello che ci permette, per esempio, di capire che una determinata cosa ci deve fare paura, quindi il virus ci ha fatto paura, siamo stati chiusi in casa, ci ha messo in una situazione di stress. Queste sono emozioni, la paura, l'angoscia, la preoccupazione, sono tutte emozioni, così come paura, la gioia, la felicità. Nell'emozione in pratica ci dice quali sono le situazioni alle quali possiamo stare vicini, ci danno gioia, felicità, piacere, le situazioni dalle quali dobbiamo scappare perché sono un pericolo, paura, angoscia, sono meccanismi primordiali. E uomo e donna questi meccanismi primordiali li usano in modo diverso. La donna, di fronte ad una situazione di paura, di angoscia, di terrore, attiva l'emotività, attiva il linguaggio, cerca, come dicevo prima, di convincere con la parola, di entrare in sintonia con la parola. L'uomo, col testosterone, con la tendenza all'aggressività che era tipica dell'uomo delle caverne, di fronte a una paura attiva i muscoli, tende ad essere più aggressivo. Qui ci sono meccanismi diversi molto importanti che fanno riflettere molto. Come si modifica il cervello dell'uomo e della donna? I cervelli si modificano molto lentamente. Negli ultimi 50.000 anni probabilmente c'era lo stesso aspetto genetico, lo stesso cervello genetico che c'è adesso. Ma di fronte all'evoluzione biologica, qual è la cosa straordinaria che ha fatto l'uomo? Ha fatto l'evoluzione culturale. Noi nasciamo con lo stesso cervello, ma nasciamo con un bagaglio culturale che è il risultato di tutti gli apprendimenti che il cervello dei nostri, delle persone che ci hanno preceduto, ci hanno consegnato. E quindi noi sopperiamo a quello che può essere una limitatezza dei nostri geni che si modificano poco con una straordinaria capacità di apprendimento. Un fisico che è Tegmark, il quale ha scritto un bellissimo libro sull'intelligenza artificiale, parla del cervello in termini da computer. Cioè, l'uomo ha l'hardware e il software. L'hardware è il cervello genetico. Nasce con quella struttura, non la può modificare se non per cose piccolissime. Ma poi ha un software straordinario che comincia a funzionare, ad implementarsi non appena esce dalla pancia della mamma e finisce di implementarsi nel momento della morte. Ed è questo software che permette di costruirci un cervello, ognuno diverso dall'altro, ognuno con capacità straordinarie che fanno quello che è la caratteristica dell'Homo sapiens. Io mi fermerei qui, ci sarebbero tante cose da parlare, ma credo di aver detto già tanto, per cui vi ringrazio molto per l'ascolto e sono pronto a discutere su quello di cui ho parlato o su altri aspetti del cervello che possono venire in mente a chi ci ha ascoltato. Grazie. Professore, grazie a lei. Intanto lo devo dire che c'è una sala in un'altra stanza qui, insomma, dove ci sono una trentina di persone, il fatto che le donne hanno questa maggiore connessione ha creato un pandemonio, però insomma... Ma io ho compensato con il numero di neuroni, però adesso non so se il pubblico che è di là è costituito da uomini o donne. Dicevo, prevale il numero dei neuroni o prevalgono le connessioni? Sì. Io ritengo che prevalgano le connessioni. Ha provato a riequilibrare un po', però. Siamo complementari, la bellezza sta proprio nella reciprocità e nella complementarità. Senta, una domanda su... Se posso fare un'osservazione, sì. Mi scusi. Prego. Praticamente al momento che abbiamo vissuto al coronavirus, ecco, sono stati fatti tutti questi comitati di esperti che devono traghettarci dal momento della pandemia al momento della ripresa della vita. È un peccato che ci siano state messe poche donne, ma non perché il loro cervello sia superiore, perché il loro cervello avrebbe avuto una modalità di vedere i fatti diversa. Non superiore o inferiore, ma avrebbero avuto un approccio diverso alle cose, alle situazioni, avrebbero avuto
soprattutto la capacità di dare dei consigli visti con una mentalità diversa da quella che ha fatto l'uomo. È stato un peccato e speriamo che i politici se ne rendano conto. Su questo siamo tutti d'accordo. Bene, bene. Bene, una prima domanda che si collega proprio all'ultima parte della sua chiarissima, tantissima relazione. Relativamente al binomio natura-cultura, possiamo sostenere che nel determinare la nostra identità prevale la cultura? Assolutamente sì, nel senso che la natura è quello che ci danno i geni, ma che è più o meno uguale per tutti. È l'ambiente che ci condiziona, è la cultura, è la conoscenza che ci condiziona. Quindi è questo che fa ognuno di noi diverso dall'altro. E questo si unisce e ci riporta alla prima cosa di cui ho parlato, alla prima caratteristica del cervello, la plasticità. La plasticità è quello che ci permette di modificare il nostro cervello in funzione della cultura. E quindi la cultura fa sì che anche strutturalmente il cervello è diverso. Quindi Einstein aveva un cervello diverso dal mio. E un uomo che ha studiato poco ha un cervello diverso da chi ha studiato molto. E questa ha ulteriori ripercussioni, perché quando noi arriviamo all'età adulta e la senescenza ci porta inevitabilmente alla perdita di neuroni, chi ha più cultura ha più rami cerebrali. È come un albero pieno di foglie ricco e un altro albero con rami secchi senza niente. Ecco, quell'albero con i rami secchi morirà presto, perché non avrà la ricchezza della vegetazione che gli permette, che gli viene dalla cultura e dall'insieme di nozioni che ha accumulato. E questo è quello che succede nella senescenza. Persone che mantengono un cervello giovane perché lo hanno formato giovane e lo hanno mantenuto giovane, e persone che arrivano con un cervello che progressivamente, man mano che perde neuroni, perde pezzi delle sue conoscenze perché sono molto limitate. Bene. Un'altra. Cosa succede nel cervello di quelle persone che solitamente definiamo imprevedibili? Beh, le persone imprevedibili sono le persone che, diciamo, probabilmente hanno maggiore immaginazione, maggiore fantasia, minore organizzazione logica del loro cervello. Sono le persone che hanno dato al cervello una organizzazione non lineare, ma più olistica, che sono capaci più di passare da un fatto a un altro, da una conoscenza all'altra, e quindi tirar fuori una creatività che l'uomo razionale non ha. Questo ci dice quanto il quoziente intellettivo, in realtà, valutando soprattutto la logica, non è in realtà espressione della vera intelligenza. L'intelligenza è la capacità di sapere risolvere dei problemi, ma il problema lo puoi risolvere con la logica, ma lo puoi risolvere anche con la fantasia e con l'immaginazione. Il quoziente intellettivo ci permette di valutare e di dare un numero alla logica, ma non ci dà un numero all'immaginazione. Quindi che le persone che sono così ribelli, come diceva lei, probabilmente hanno un quoziente intellettivo forse anche basso, ma hanno maggiore capacità di immaginazione, di creatività, di uscire fuori dalle righe, di avere un cervello sconnesso, diciamo, in un certo senso. E quindi questo potrebbe stimolare maggiore creatività? Potrebbe stimolare maggiore creatività, assolutamente. Magari non sono in grado di risolvere un problema, però sono in grado di tirar fuori qualcosa di artistico, di immaginifico, che chi si dedica solamente alla logica forse non riesce a fare. Barbara ci scrive, nel capitolo La magia della memoria, lei scrive, è un capitolo del suo libro, certo. Lei scrive, forse si può immaginare di meglio, ma la nostra memoria, così come oggi, è il meglio che la natura e l'evoluzione siano riusciti a fare. Le chiedo, dove potrà arrivare il cervello umano? Si è mai posta questa domanda? Beh, certo, mi sono posto questa domanda, nel senso che sto scrivendo un terzo libro, faccio un po' di pubblicità, perché questo libro ha avuto un bel successo, sta uscendo la settima edizione, che uscirà a giorni, perché c'è un'introduzione relativa al coronavirus e queste cose qui, quindi uscirà una settima edizione. Ma sto scrivendo un libro in cui un capitolo è proprio il futuro della mente. E il futuro della mente è proprio questo. Noi possiamo, nella nostra vita, appunto, con la qualità della vita, con le abitudini, con l'impegno culturale, possiamo implementare il nostro cervello, ma possiamo arrivare fino a un certo punto. Esiste la possibilità di portarlo oltre il cervello? Ci sono tanti, tanti meccanismi che sono meccanismi di studio, per esempio. Ci sono dei meccanismi, però la scienza sta cercando di fare una cosa, di intervenire sul cervello, per esempio con dei microchip, per esempio facendo delle interfacce cervello-computer, per esempio permettendo il trasferimento dei ricordi, il trasferimento delle nozioni. Però
E questo ci porta poi nel campo dell'intelligenza artificiale, che apre tutto un altro mondo, ma relativamente al cervello dell'uomo. Allora, le nuove tecnologie sono qualcosa di utile o non di utile? Ci aiutano o non ci aiutano? Allora, diciamo che già Platone nel Fedro diceva che la scrittura, in un certo senso, la scoperta della scrittura, in un certo senso aveva disabilitato alcune funzioni cerebrali. Quindi dice, probabilmente indebolisce il cervello. Allora noi potremmo dire che i meccanismi, i tools che utilizziamo, come il telefonino, come il computer, disattivano forse alcune funzioni mnemoniche del nostro cervello, perché noi non abbiamo più bisogno di ricordare tutto. Però io faccio una riflessione e ritorno a delle cose dette già prima. Oggi il mondo ci porta davanti a conoscenze sempre nuove, a necessità di utilizzare il nostro cervello e di fare ragionamenti con una velocità nettamente superiore a quanto si faceva in passato. Altra nozione detta prima, noi abbiamo un grande numero di neuroni, ma questi neuroni un po' alla volta vengono ad essere tutti impegnati. Allora, è meglio utilizzare i nostri neuroni per funzioni mnemoniche o è meglio utilizzare i nostri neuroni per funzioni cognitive? Io ritengo che lo sviluppo tecnologico di oggi ci permette di eliminare tutto quello che è di mnemonico e di lasciare spazio libero per le funzioni cognitive. Quindi io sono nettamente a favore delle nuove tecnologie. Se poi vogliamo intervenire sul cervello con dei microchips, con delle stimolazioni che interferiscono con quella che è l'autonomia di funzionalità del cervello e con la dignità dell'uomo, allora su questo mi vedo contrario. Il cervello, come dicevo prima, come diceva la Barbara, mi pare l'ascoltatrice di prima, è la cosa più bella e più completa che l'evoluzione in milioni di anni è riuscita a fare. Ecco, non cerchiamo, proteggiamola, perché lì c'è la dignità dell'uomo con i suoi ricordi, con la sua essenza di essere umano. Interferire su questo, manipolare questo, significherebbe manipolare la dignità dell'uomo. E penso che su questo dobbiamo stare molto, molto attenti. Letizia le chiede, nel libro lei fa mirabilmente rivivere la vincente finale olimpica di Mennea, che in un'intervista lui stesso dice che ha vinto con il cuore. Potremmo dire invece che ha vinto con il cervello? Beh, direi che c'è anche un capitolo, cuore e cervello, sul libro, perché cuore e cervello sono molto sinergici, nel senso che il cervello funziona perché il cuore gli manda il sangue, ma il cuore funziona perché il cervello ha i centri che gli permettono di battere. E allora il cervello senza il cuore potrebbe far poco e il cuore senza il cervello potrebbe far poco. È ovvio che diamo la priorità funzionale di importanza al cervello, ma anche il cuore ha il suo valore. E diciamo che si dà al cuore il significato, al cuore gli attribuiscono le emozioni, l'empatia, cioè tutte quelle cose che sono caratteristiche dell'emisfero destro del nostro cervello. Quindi si danno delle capacità al cuore che il cuore non ha. Però il cuore per tanti versi può essere complice del cervello. Se noi ci innamoriamo, se la nostra amigdala, che lei citava prima, si attiva perché sente delle emozioni che sono nuove, inedite rispetto a prima, il cervello ha il batticuore. Cioè il cervello in un certo senso capta questa attivazione dell'amigdala e dice al cervello cosciente, vedi che c'è qualcosa che ti sta colpendo in modo particolarmente forte dal punto di vista emotivo. Io col mio batticuore te la segnalo, ecco, fai attenzione. Quindi c'è una complicità, diciamo, tra i due organi, che è molto bella per certi versi. Posso andare avanti con le domande? Ma quanto vuole. Okay. Se non vi annoio, ecco, la cosa importante è questa. Okay. Maria scrive, la nuova definizione di salute del 2011 è la capacità di adattarsi e autogestirsi di fronte alle sfide sociali, fisiche ed emotive che siamo chiamati ad affrontare. Una definizione dinamica e non statica, come quella del completo benessere. Confrontandola con la definizione di intelligenza come capacità di adattarsi al contesto e risolvere problemi in maniera efficace, possiamo ritenere che non vi è salute senza intelligenza? Beh, direi assolutamente sì. Intanto la prima parte della domanda la potremmo ci dividere in due parti. La prima parte è molto importante perché la partecipazione attiva alla salute è fondamentale. È fondamentale nel senso che si è visto, per esempio, che uno dei più grossi problemi relativi al cervello è il decadimento mentale e l'evoluzione verso forme di demenza. Si è visto nei paesi che danno più attenzione agli stili di vita, cioè seguire corretti stili di vita, alimentarsi bene, tenere attivo il cervello mentalmente, tenere attivo l'organismo fisicamente, ha la capacità di ridurre bene il 35% l'evoluzione verso le demenze. Quindi l'attività propria, quello che possiamo fare noi come individui, è molto importante per la salute del nostro cervello. E poi naturalmente noi abbiamo un corpo con tanti organi, con tante funzioni.
diciamo che sono tutti come dei gregari rispetto al cervello. Cioè tutto funziona perché il cervello funzioni bene, ma d'altra parte il cervello è il nostro, la nostra essenza, quello che ci permette di immaginare la vita, di proiettare la nostra vita, di programmarla, di proiettarla nel futuro. Quindi senza cervello non ci sarebbe nessuna funzione. Quindi è giusto che tutti gli organi siano un po' ancillari al cervello. Quindi l'intelligenza c'è in quanto l'organismo è sano. Un organismo malato compromette anche l'intelligenza. Quindi è un'osservazione giustissima quella che è stata fatta. Marta scrive: ho trovato veramente affascinante la distinzione fra il mondo come probabilmente è, energia e materia, e come noi lo percepiamo attraverso l'interpretazione dei segnali elettrochimici degli organi di senso effettuata dalla nostra mente. Che ci dice? È stato aperto un argomento straordinario, nel senso che qui passiamo dalla neurologia alla filosofia, in un certo senso. Cioè, riassumo brevemente il problema. Il nostro cervello, se noi ci pensiamo, è chiuso in una scatola al buio dentro la nostra testa. Punto e basta. Deve, come dire, entrare in contatto col mondo esterno. E lo fa con degli organi di senso, che sono la vista, il tatto, il dito, il gusto. E adesso dimentico il quinto. E l'odorato. Ma cosa fanno questi organi di senso? In realtà trasmettono... Se io vedo, ecco... Parliamo della vista perché è il nostro organo più importante. Un terzo dell'attività del cervello è legato un po' alla vista. Se io vedo un oggetto, questo oggetto viene trasformato in segnali elettrici, a livello recepito della retina, trasformato in segnali elettrici. Questi segnali elettrici attraversano il cervello, attraverso varie soste, facendo varie soste, arrivano alla corteccia occipitale, dove viene elaborato il segnale visivo. Mi si crea, a quel punto, mi si crea nella mente un'immagine. Allora la domanda che fanno gli scienziati e i filosofi soprattutto: quell'immagine è realmente quello che c'è all'esterno di noi? O è una convenzione per cui il cervello ha modificato una realtà fatta semplicemente di energia e di materia, captando segnali elettrici, e poi per un'evoluzione di milioni di anni a quei segnali elettrici ha dato un'immagine, una forma? Oppure esiste realmente la realtà al di fuori di noi? Non lo può dire nessuno. Nessuno può uscire dal cervello e andare a vedere quello che c'è fuori. Noi col cervello percepiamo la realtà così come i segnali elettrici ce la danno. Cioè se io sono in sala operatoria e stimolo delle cellule, attivo quelle cellule che possono avere delle visioni, oppure non c'è nessun niente di quella visione all'esterno. C'è un mio elettrodo che sta stimolando. E la stessa cosa succede in realtà. Arrivano degli impulsi elettrici che attivano cellule. E la cosa importante è che questo linguaggio che ha il cervello, cioè dell'impulso, dell'attività elettrica, è così per tutti i sensi. Se io collego, per esempio, i neuroni della vista con quelli dell'udito, quell'impulso elettrico che è attivato da una visione mi si trasformerà in un udito. Ci sono delle persone che hanno questa multisensorialità, cioè attivano costantemente centri diversi. Per esempio Kandinsky aveva la multisensorialità, cioè il colore e la musica. Beethoven da sordo riusciva comunque a vedere la musica perché comunque riusciva a ricreare nella sua mente quei suoni che non erano più attivati da un segnale sonoro, ma erano attivati da altri segnali, dalla visione di uno strumento, per esempio, che veniva mosso con un archetto. Però lui trasformava quella visione in segnale sonoro. E non... Ma allora, la realtà esterna è realmente come noi immaginiamo il mondo o non c'è niente al di fuori di noi? Personalmente a me piace pensare che ci sia una realtà esterna, che se io vedo mia moglie e le do un bacio, sto baciando una persona completa reale, non sto baciando energia e materia che immagino sia mia moglie. Se vedo un bel panorama, un mare blu, mi fa piacere pensare che sia vero, che sia così. D'altra parte, se ci pensiamo, sarebbe più semplice che fosse così. Come una telecamera che riprende qualcosa, perché deve inventarsi uno scenario, farsi un film pazzesco di qualcosa che non esiste? Sarebbe molto più semplice che ci fosse la realtà esterna e che noi la fotografiamo così come avviene con una cinepresa, con un impianto sonoro che trasmette in elettricità una musica e poi ce la ridà, ritrasmette quell'elettricità in musica. Ma non lo sapremo mai, probabilmente. Grazie. Anna Maria scrive: la plasticità... No, uomini, nessuno fa domande. Ce l'abbiamo. C'è una prevalenza di donne. Come sempre, del resto. Scusa. Allora, Anna Maria scrive: la plasticità include solo la creazione di nuove connessioni o esiste anche la capacità del cervello di generare nuovi neuroni? No, esiste. Anche questa è una domanda estremamente intelligente, estremamente giusta. Si è pensato, ci sono due paradigmi che sono
ci hanno inseguito per tanti anni, ma sono sbagliati entrambi. Primo, che il cervello fosse statico e non mutasse, invece la plasticità ci dice che il cervello muta costantemente. Secondo paradigma è che le cellule cerebrali fossero cellule non riproducibili, cellule statiche. Questo per una idea filosofica, cioè se il cervello cambiasse, noi non potremmo mantenere i nostri ricordi, la nostra personalità, la nostra memoria, la nostra cultura. E invece si è visto che ci sono delle aree del cervello che cambiano, che hanno la cosiddetta neurogenesi, cellule che si rinnovano. La più importante di queste aree è l'area dell'ippocampo. L'ippocampo è una struttura che assieme all'amigdala fa parte del sistema limbico, cioè del cervello antico, del cervello delle emozioni. L'ippocampo è profondamente coinvolto nei meccanismi della memoria, oltre che dell'apprendimento, perché non c'è memoria senza apprendimento e viceversa. Quindi il fatto che l'ippocampo generi costantemente neuroni nuovi fa sì che noi nel sedimentare le nostre memorie dentro il cervello troviamo sempre degli spazi nuovi, troviamo sempre delle nuove lavagne su cui possiamo scrivere. Se non ci fosse la neurogenesi, cosa che succede con l'Alzheimer, noi non abbiamo più una lavagna su cui scrivere le cose nuove che vediamo e quindi perdiamo la memoria e non abbiamo la memoria. E c'è un rapporto molto stretto fra amigdala ed ippocampo. Sono due aree di cui parlavo all'inizio, fanno parte del sistema limbico, sono strettamente interconnesse. L'amigdala è l'area delle emozioni, quello che colora la nostra vita. Senza amigdala noi non proveremo emozioni. L'ippocampo è l'area dei ricordi, ma l'ippocampo viene attivato dalle emozioni. Uno dei meccanismi, il più importante meccanismo del ricordo e della memoria è l'emozione. Noi ricordiamo quello che ci emoziona. Se una cosa non ci emoziona, non ci tocca, non la ricordiamo, non va nella memoria, non diventa conoscenza. Allora, nel parlare della plasticità, e questo mi permette di ampliare il discorso, nel parlare della plasticità non basta semplicemente attivare il cervello. Per attivare la plasticità basta pensare, bisogna che il cervello sia attivo. Ma il cervello deve essere attivo in un modo dinamico, in un modo interessante. Il cervello è pigro, ha bisogno di essere stimolato, ha bisogno di avere delle informazioni interessanti. Se noi mettiamo un cervello davanti a una televisione con delle immagini che passano staticamente, la plasticità si blocca. Dobbiamo dargli cose nuove, dobbiamo emozionarlo. Quindi questo ci porta a un dato molto importante. È più importante l'emozione o più importante la razionalità? Più importante il cervello antico o più importante il cervello moderno? Ancora una volta è dall'integrazione dei due che nasce l'uomo come oggi. Senza l'emotività, l'uomo moderno non avrebbe avuto quell'impulso a costruire le grandi cattedrali, a costruire le grandi opere di pittura o a scrivere gli stupendi pezzi di musica o i romanzi che ci emozionano costantemente. Quindi siamo probabilmente degli animali emozionali che hanno la capacità di ragionare, piuttosto che animali raziocinanti che hanno la capacità di emozionarsi. Bene, penso che abbia risposto anche alla domanda di Daniel, però la faccio uguale. Il rapporto connessioni neuroni cambia durante la vita in base all'apprendimento o altro, formando il carattere della persona, oppure è fissa dalla nascita? No, cambia. La plasticità sta proprio in questo. La plasticità è proprio la capacità che abbiamo di cambiare e questo caratterizza ognuno di noi. Mauro le chiede, cosa prova quando in sala operatoria vede un cervello? Quando vedo un cervello è quello di cui parlavo all'inizio. Cioè, inizialmente lo guardavo passivamente come se fosse un organo come tutti gli altri. Ma man mano che sono andato avanti nella neurochirurgia, cioè la neurochirurgia ha questa grande capacità di entrare dentro il cervello, di esplorare delle aree che sono totalmente misteriose e di capire, guardando il paziente dopo, o con un cervello che ha avuto un trauma, che ha avuto un'emorragia, che cosa si modifica con una lesione. Allora quando vedo un cervello dico, ma queste aree, questa corteccia che posso sfiorare, che cosa ha? Cioè quali pensieri di quest'uomo sto sfiorando? Che cosa c'è di ricordo, di emozioni, quanto è importante questa piccola area cerebrale per la caratteristica specifica di quella particolare persona. Perché questo poi dà la grandiosità, la misteriosità e la problematicità della neurochirurgia. Cioè noi entriamo in questo mistero e ogni volta che entriamo in questo mistero diciamo ma cosa sto danneggiando, cosa sto cambiando della persona. E per questo le persone che debbono subire un intervento al cervello si affidano a un certo punto al medico, molto più di quanto non si possono affidare a un ortopedico o a un gastroenterologo, perché sanno che dalle mani di quel medico dipende il fatto che loro possono mantenere la qualità della loro vita reale, la loro essenza vera. Francesco ci chiede,
se esiste una differenza tra quantità e intensità dei sogni e quanto eventualmente questo impatta nella vita quotidiana. No, diciamo che noi sogniamo tutti tanto, non lo sappiamo, ma sogniamo tutti tanto. Esistono dei sogni, cioè il sonno è un meccanismo molto complesso. Quando si dorme si va in una fase di sonno lento. È un po' come se vedessimo delle grandi onde. Ecco, diciamo siamo svegli. Quando siamo svegli, supponiamo di immaginare un'orchestra che suona. Abbiamo le cellule vanno ognuno per conto proprio. Quando sta per cominciare un concerto e tutti gli orchestrali suonano indipendentemente. Poi improvvisamente arriva il direttore d'orchestra. Tutti si formano e comincia una musica organizzata. Qui si entra nel sonno lento. Questo sonno lento, in cui ci sono un po' di sogni ma sono sporadici, improvvisamente si trapassa nel sonno REM. Il sonno REM è una fase del sonno particolare, in cui se noi guardiamo l'elettroencefalogramma è come se fossimo tornati al cervello sveglio, esattamente lo stesso ritmo del cervello sveglio, però non c'è attività muscolare, l'organismo è completamente rilassato, e se noi mettiamo degli elettrodi per registrare i movimenti oculari, vediamo che gli occhi si muovono. Per questo si chiama sonno REM, Rapid Eye Movement. E si immagina che l'individuo, mentre sogna, segua un po' delle immagini. E quelli sono i momenti in cui sogniamo. Cioè noi registriamo, facciamo un ipnogramma, registriamo l'attività del sonno durante la notte e svegliamo la persona quando ci sono i sonni REM, sta sognando. Quindi noi possiamo sapere qual è la quantità del sonno, dei sogni. In realtà tutti sogniamo tanto, soprattutto verso le ore del mattino, ma non lo ricordiamo. Se non sognassimo, i bambini sognano moltissimo, perché nei bambini l'apprendimento è estremo, i bambini devono apprendere tutto. Per questo i bambini devono dormire tanto. Non bisogna fargli fare i ritmi dei genitori, portarli fuori al ristorante, portarli fuori quando abbiamo le feste di famiglia. I bambini devono dormire, perché il sonno è fondamentale, perché possono sedimentare ciò che hanno appreso durante il giorno. L'automatismo va oltre la volontà e la coscienza, vero? Ci chiede Sandro. Sì, l'automatismo va oltre la coscienza perché avviene in modo inconscio. Avviene in modo inconscio nel momento in cui si realizza il movimento, quel meccanismo. Ma alla base di quel meccanismo c'è un apprendimento, quindi c'è una coscienza alla base dell'automatismo. Ecco, non so se c'è qualcuno, io amo molto il tennis, seguo qualche volta le partite di tennis in televisione e vedo questi grandi campioni che servono a 200 km orari e dall'altra parte sono in grado di rispondere e magari di fare il punto. Allora immaginate che 200 km orari, la distanza del campo da tennis è come un battito di ciglia. Nessuno potrebbe coscientemente dire: mi sta tirando, la palla è a destra, adesso mi devo girare in questo modo, devo far così. Lo si fa tutto in modo inconscio, ma quel meccanismo è stato imparato, è stato appreso. Nessuno gioca a tennis e riesce a rispondere a un servizio di 200 km orari se non lo ha appreso profondamente nella propria mente. Quindi è un inconscio, ma conseguente ad un apprendimento. Non riuscirebbe nemmeno a vedere la palla che passa. Neanche a vedere la palla che passa, come succede a me. Dunque, aspetti, ancora qualche minuto ce lo dà? Sì, d'accordo. Ok, allora Osvaldo ci chiede: le regole drastiche per i bambini possono influire sulla qualità dei sogni e quindi anche della normale vita e sviluppo? Beh sì, dicevo che il sogno in realtà è un rivivere durante la notte i fatti importanti, i salienti che ci sono successi durante il giorno, quindi se si ha una vita, come dire, stressata, pesante, i sogni sono complicati, sono complessi, ci possono essere degli incubi. I sogni non sono mai disgiunti dalla realtà. Quando noi sogniamo, noi disattiviamo il nostro cervello, lo sconnettiamo, tranne che per l'olfatto, per pochi sensi, a meno che non ci sia una stimolazione sensoriale molto forte, con un rumore particolarmente intenso. Quindi tutto quello che si crea durante il sonno nasce da quello che abbiamo già vissuto. Non c'è nessuna esperienza nuova. Vengono combinate in modo strano queste, perché la corteccia prefrontale della razionalità è messa fuori uso e quindi non c'è più una conseguenzialità, una razionalità nel mettere assieme i fatti. Sono fatti disconnessi completamente. Ma da quei fatti, per rispondere alla seconda parte della domanda, dipende il futuro della nostra conoscenza. Nel sonno si stabilizza la cultura del singolo individuo. Pierfranco chiede: quanto ha influito la differenza del fisico rispetto alla differenza del cervello tra uomo e donna nel determinare la differenza comportamentale, azione e parola? Qui c'è un tentativo di rivincita, di ripresa. Certo. Beh, no, diciamo che alla fine la costituzione, bisogna tornare indietro a milioni di anni fa per capire perché l'uomo ha un fisico più forte, la donna ha un fisico più debole.
probabilmente sono diverse funzioni sociali che fin dall'inizio hanno avuto come donna. L'uomo doveva combattere, la donna in gravidanza non poteva aggredire nessuno, quindi doveva preoccuparsi più della prole, quindi il suo corpo, il suo organismo era più dedicato alla prole. Esiste un indirizzo ormonale, gli ormoni sono molto importanti anche per la funzione, per lo sviluppo del nostro cervello. Il cervello dell'uomo e il cervello della donna sono diversi, perché sono condizionati da ormoni diversi. Già nelle prime settimane di vita, il nostro cromosoma X, noi abbiamo l'XY, cioè il cromosoma Y che è solo nell'uomo, dà l'impulso per liberare il testosterone. Questo testosterone comincia a indirizzare il cervello dell'uomo verso l'aggressività e il cervello della donna verso invece il sedare i contrasti. Già alla nascita il bambino gioca con i carri armati, con i soldatini, la donna gioca con le bambole. Quindi c'è tutta una formazione del cervello. La donna deve essere preparata alla gravidanza, quindi ad accogliere il bambino. L'uomo deve essere preparato a proteggere, a portare il cibo da mangiare. E come dicevo prima, ci vogliono milioni di anni prima che il cervello si modifichi. Quindi queste strutture. Però uomo e donna sono cambiati perché, come si diceva, oltre che progresso, l'evoluzione biologica, c'è l'evoluzione culturale. La donna oggi ha incarichi diversi, ha funzioni diverse, ha responsabilità diverse, ha, come dire, momenti sociali diversi. La donna prima aveva le gravidanze verso i 20 anni, 20, 25 anni, adesso ce l'ha 40 anni, quando si va in menopausa. La donna moriva quando andava in menopausa, adesso la menopausa è l'inizio di una seconda vita. Quindi tutto questo sta cambiando il software del nostro cervello. Non modifica l'hardware, ma il software lo cambia. E sicuramente questo farà una differenza culturale importante tra la donna di 50 anni fa e la donna di oggi, la donna dei prossimi 50 anni. Alessandro ci scrive, ma l'immagine del cervello è quella che convenzionalmente ci viene mostrata? A livello visivo, il cervello con i rami secchi è diverso rispetto al cervello con rami e foglie? Certo, è diverso, noi lo vediamo spesso in sala operatoria. Diciamo che il cervello ha una base, il cervello antico che è il cervello più profondo, cervello centrale, diciamo, e posteriore. Poi il cervello antico si è sovrapposto al cervello moderno, quello dell'Homo sapiens, la corteccia cerebrale, che è tutta convoluta. Perché convoluta? Perché se la stendessimo non riusciremo a avere spazio per contenerla dentro la nostra testa, quindi fa una serie di giri, di solchi. Se questi solchi perdono cellule, i solchi si allargano, quindi troviamo dei solchi molto larghi. Allora, quando noi operiamo dei pazienti con un'atrofia cerebrale, che hanno perso la corteccia cerebrale o non hanno mai sviluppato ampiamente la corteccia cerebrale, è un cervello con molti spazi larghi, e lo vediamo anche nelle risonanze magnetiche. E se posso fare un riferimento a qualcos'altro, io mi occupo molto anche di una fondazione che fa ricerca delle neuroscienze, ne ha parlato prima lei, ma fa anche tante altre cose, si occupa della salute delle donne, abbiamo chiesto l'istituzione della giornata nazionale della salute delle donne, si occupa anche di divulgazione scientifica, andiamo nelle scuole per spiegare ai ragazzi gli effetti delle droghe sul cervello. Quando a noi capita di operare qualcuno che è sotto effetto di droghe, che è stato per tanti anni sotto effetto di droghe, troviamo un cervello con i buchi. Quei buchi sono proprio le cellule che si sono perse per effetto delle droghe. Quindi la struttura del cervello è strettamente legata alla funzione. Un cervello con poche cellule è un cervello che ha poche funzioni. Vogliamo ricordare l'indirizzo di Atena, dell'associazione? Sì, beh, forse si può cercare sul web, c'è il sito Atenaollus, e quindi lì avete tutte le informazioni relative molto alle attività che facciamo, che sono tantissime. Sono molto fiero di questo, perché ho delle collaboratrici, dei collaboratori straordinari. Complimenti, perché ho visto che è una bellissima struttura, oltre che utilissima. Senta, l'ultimissima domanda. Prego. Cosa c'è in più nel suo cervello? Non più non c'è, c'è la passione. Se posso dire cosa c'è in più nel mio cervello, c'è la passione. C'è la passione per il mio lavoro, c'è la passione per la vita straordinaria che il Signore mi ha regalato. Io sono molto credente, quindi anche se da scienziato, ma proprio perché da scienziato sono credente, ho la passione verso la mia famiglia, verso una moglie straordinaria, dei figli straordinari, e ho la passione per la neurochirurgia e il cervello. E quindi spero che per chi legge il cervello, per chi legge questo libro, al di là della validità scientifica, perlomeno si capisca la passione che c'è dietro a tutto quello che ho scritto. Lo ricordiamo allora. Assolutamente. Va bene. Ok, professore, prego. No, vi ringrazio, è stato un piacere. Ci mancherebbe. Il piacere è stato nostro. Noi, personalmente, a nome mio e della scuola,
E prova ad immaginare anche per quello che sta arrivando come messaggio, mille grazie professore, eccetera, eccetera. La ringrazio, ovviamente l'abbraccio, un abbraccio post-Covid. Anch'io, un abbraccio post-Covid con grande affetto, veramente. Spero di avere il piacere di incontrarla personalmente una volta. Speriamo di poterci trovare magari una partita a tennis magari. Andiamo a 10 all'ora, insomma, ce la dovremmo fare. Vabbè, ma non è importante, è importante anche lì che ci sia la passione. Ok, grazie mille, grazie e tanti auguri a lei e alla sua famiglia per il suo preziosissimo lavoro, oltre sia professionale che come scrittore. Grazie, ricambio con affetto di cuore. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Buonasera a tutti e grazie per aver seguito questo webinar. Trovate ovviamente anche riferimenti del professore sul sito di Atena, quindi professore penso che tutti possono rivolgerle e scriverle eventualmente per qualsiasi cosa, immagino, vero? Assolutamente, assolutamente. Okay. Bene, lo dico, non gliel'ho chiesto prima, noi possiamo pubblicare questo video così magari qualcuno lo vuol vedere, lo può riascoltare? Assolutamente, okay, sì, grazie. E oltretutto l'editrice, la casa editrice Solferino mi chiede sempre se possono utilizzare i video, quindi se può mandarmi un link poi io lo trasferirò anche a Solferino e andrà in tutto quello che è la memoria, diciamo, di questo libro. Assolutamente sì, però mi permetta di leggere ancora qualcosa. Che splendida persona prima ancora su essere professionista, grazie. Grazie e complimenti, grazie, veramente molto interessante, grazie mille, eccetera, eccetera. Quindi veramente una bellissima persona e la ringrazio veramente di cuore. Grazie, professore. Posso fare l'ultima cosa? Voglio ringraziare due persone, soprattutto due persone. Ringraziare mia moglie, senza la quale non avrei potuto scrivere questo libro, e ringraziare Solferino e l'impegno dei collaboratori di Solferino che hanno veramente contribuito moltissimo a che questo libro esista. Ci associamo ai suoi ringraziamenti anche grazie al suo staff che è sempre visto preparatissimo e sempre disponibile. Grazie di nuovo. Grazie, buon pomeriggio. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci, professore. Grazie.